nella scorsa puntata. Iniziato il loro cammino, pian piano i nostri fanciulli si avvicinano sempre più al confine. Ed ecco che, lungo il cammino, trovano alcuni oggetti particolari. Piccoli tesori che porteranno grandi ricchezze nelle tasche dei nostri viandanti. Buongiorno mondo. Ragazzuoli miei, buongiorno da me e da Lari. Tutto pronto per iniziare questa nuova giornata di cammino? Siamo vicinissimi alla Francia. Non so se arriviamo oggi perché vicino al confine purtroppo non ci sono posti dove poter piazzare la tenda. È abbastanza problematico e quindi per ora ci avviciniamo il più possibile e domani finalmente mettiamo piede in Francia, ragazzuoli. Bonjour, madame vous, garçon. E quindi niente, dai, direi che è arrivato il momento di riprendere il nostro cammino e di vedere anche oggi che ne viene fuori. Andiamo. La luce. It's been a long, hard season. I'm feeling very tired. Ragazzuoli, davanti a noi la casa natale di Salvador Dalì. Praticamente è nato qui nel 1904, giusto? E appunto Figueras è famosa perché Salvador Dalì ha vissuto qui e ci sono tante opere d'arte, musei dedicati a lui. Le uova giganti. Between the sun and the deep blue sea. Tender red. Stiamo pian piano lasciando la città, un posto davvero molto particolare. Ci siamo già passati qui nella prima tappa per andare a Barcellona quando siamo entrati in Spagna. E quindi niente, dai, con l'Ari stiamo andando sulla strada principale. E piano piano ci avviciniamo al confine. Mira che sto alchiate, mira che sto. E il sole sta qui. Che bello. Oh, questo aire è incredibile. È preferibile camminare con questo freschito e questo dia, senza molte sole, senza molte sole. Perché se no, molta calda e questo... Ari! Ultimo giorno in Spagna! Ce l'abbiamo fatta! Dai che ci siamo! Ce siamo! La rodino! Se anche questo video ti è piaciuto, non dimenticate di mettere un mi piace e di condividere e iscrivervi al canale. Ragazzuoli, siamo felicissimi perché stiamo realizzando il fatto che stiamo per arrivare in Francia finalmente. Che è? Spider-Man. Ah, tengo un ragno. Stiamo per arrivare finalmente in Francia e la cosa bella è che stiamo facendo questo tratto finale che è uguale, identico al tratto che abbiamo fatto per raggiungere Barcellona. Quindi questa strada l'abbiamo già percorsa e mi vengono in mente tanti ricordi della mia tappa per arrivare. Questi sono ricordi nuovi tuoi che porterai per sempre nel tuo cuore. Quando, nel mio cuore. Quando passerai per questa strada ti ricorderai che l'hai fatta a piedi. Che hai fatto pipi a chi? Pipi a chi? E scherzando, no? Che l'Ari è così, è così. Che tiene Sacchi? Raga, sta iniziando a fare caldo, caldissimo.
Wow. Io mi ricordo quando camminavo in Francia, avevo delle temperature altissime. Vediamo il fondo? Non me lo creo. Vediamo che cosa abbiamo qua. Prima di raggiungere il confine, e stiamo cercando adesso un punto di sosta per oggi e domani poi continuiamo. Abbiamo trovato questa scala. L'Ariadna, madre mia, stava per cadere, ho sentito l'urlo. Siamo qui a un distributore, quindi abbiamo acqua, abbiamo tutto quello che ci serve e adesso stiamo vedendo se c'è un posto dove piazzare la tenda e credo proprio di sì. Non sembra male qua. Sì raga, qualcosina c'è. Ah però, ai. Qui ci piace. Bene, ragazzuoli miei, questa giornata è arrivata alla sua conclusione. Mancano pochissimi chilometri, ormai alla Francia, al nostro primo grande obiettivo. E quindi adesso noi ci mettiamo a riposare e domani riprendiamo il cammino. A dopo. A dopo. Ragazzuoli, buongiorno da me e da Lari. Non so dove sta Lari. Dove sta Lari? Dov'è? Lari, dai il buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Stiamo per partire, siamo super carichi. A breve riprenderemo il cammino in direzione Francia. Quindi mettiamoci in cammino e vediamo che viene fuori. Ma ciao pequeña. Hola, chiquitino. Oh, ma quanto siete belle. Ecco, vuole che la lingua. Dove è bella? Questa c'è sbrana. Mini sosta. È l'ora di pranzo e abbiamo trovato un'offerta speciale, due pizze a 8 euro. Ecco qua, siamo a un distributore della benzina e queste sono le pizze. Siamo pronti. Iniziamo. Ultimi chilometri, dai. Abbiamo mangiato, quindi Ari, ci siamo, dai, stiamo raggiungendo l'ultima zona abitata della Spagna e poi finalmente oltrepassiamo il confine e siamo in Francia. Siamo felicissimi. Un centro disabitato. Che me ne frega minacciare? Ma tanto che cosa che ti dirà? Ah, la mano! Ah, perché? Questa dovrebbe essere una ripresa silenziosa che la gente deve gustare quello che facciamo vedere. Con il sottofondo che me ne frega a me, va fando mazzo, proprio una la specialità. Sì, è quello che imparo da te. Ragazzuoli, prima di arrivare in Francia, guardate qua, abbiamo trovato un piccolo bunker. Mamma mia, wow. Che è un contenitore dell'immondizia. No, a chi non si va da nessuna parte, si è dato. Praticamente quando sono entrato in Spagna, dopo aver superato il confine, ho camminato fin qua e per chi se lo ricorda, sono sceso qui sotto e ho passato la mia prima notte qui in Spagna. Quindi siamo vicinissimi al confine, mamma mia raga, ho dormito in mezzo alle spine dopo una tappa di 82 km per arrivare. È proprio qui il posto, mi ricordo benissimo. Un chilometro! Ultimo chilometro! Ecco la fila! Ragazzuoli, tutti i veicoli che aspettano di entrare in Francia e che stanno facendo i controlli. E qui davanti a noi ci siamo! 3, 2, 1. Oh, tada! Giovincelli,
Siamo in Francia. Stiamo in Francia. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati. Ce l'abbiamo fatta, raga. Salutiamo la Spagna. Ciao. Ciao bella. Dopo 2 anni di cammino salutiamo la Spagna e si ritorna di nuovo in Francia. E adesso direzione Italia. Direzione Italia. Allora, ci siamo fermati un attimo al supermercato francese, quindi sì, siamo in Francia, compriamo un po' di roba. Sembra una festa, questo supermercato. E andiamo. Come vuole sapere. Che dolce, no? Ah, vai, sì, la gente sa che tu che mi asi. Mira. Belli. Non sei guarda Ari. Guarda questa cosa, tanto. Non so se va nello zaino questo. Puoi ponerlo là, è nello zaino. Te lo poni tu nel tuo zaino, però. Quello che dobbiamo fare ora è uscire da quest'altro centro abitato e andare in direzione punto di sosta, non sappiamo dove, non credo che cammineremo molto perché una volta usciti da qui forse ci saranno delle strade abbastanza isolate. Abbiamo comprato riso e pancetta. Che forza! Eccoci, oh. Abbiamo raggiunto il primo punto di sosta in Francia, ragazzi, siamo stanchissimi, abbiamo camminato tanto e però ce l'abbiamo fatta, dai, siamo arrivati, abbiamo scelto questo posto, c'è un altro signore con il cane che dorme qui sotto con la tenda, siamo qui, vista autostrada, vista la strada montagna, che bello. Che facciamo domani, tutta la montagna, dai dai. Cicca, siamo in Francia! Ragazzuoli, oggi ceci, pancetta e spinaci come braccio di ferro. Con un po' di riso tostiamo un po' il riso fin quando non diventa trasparente. Cioè, io non lo so, raga, ditemi se è una cosa normale. 4 biscotti alla volta, tosta ricca, adesso fa merenda, no? E quindi questo ce lo dobbiamo mangiare più tardi. No, va bene, siamo arrivati in Francia, siamo contenti. Abbiamo il nostro punto di sosta, abbiamo la Ari che sta facendo merenda con latte e biscotti. Siamo in Francia. Siamo in Francia. Ce l'abbiamo fatta. Domani iniziamo la nostra prima tappa francese direzione Perpignan. Vediamo come va, siamo felicissimi del posto che abbiamo trovato. Si sta abbassando un po' la temperatura, non ce l'aspettavamo. Però si sta bene. Però si sta bene, siamo felicissimi. E quindi, ragazzoli miei, adesso noi riposiamo, dopo mangiamo e domani ci prepariamo per una prossima tappa. Che devi dire, Ari? Se anche questo video ti è piaciuto, non dimenticate di mettere un mi piace, di condividere al canale e iscrivervi. E ci vediamo nel prossimo video. Nati, io vi salutiamo. Ciao belli!